Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete detto nel titolo, andremo a giocare con una nuova arma del serraio. In realtà nuova ormai no, perché è un mese che è uscito il serraio, ma vabbè. Sto parlando dell'arma da supporto Drang Barocca. Un'arma che... boh ragazzi, cioè, mi ha veramente lasciato abbastanza stupefatto, perché per essere un'arma da supporto non è veramente per niente male. Ma andiamo subito a vederne i perk. Innanzitutto questa, come il mio strumento Mida, è la Drang che è stata ripresa da Kalus e modificata. Di conseguenza ha lo stesso perk della Drang in relazione allo Sturm, ovvero quello che si chiama insieme per insieme, e che ci permette di ricaricare lo Sturm trasferendo un colpo caricato al suo interno, che fa appunto danni bonus. In generale di perk abbiamo due tipi di canne: rigatura spirale, che ci aumenta leggermente gittata e stabilità e la maneggevolezza, e canna estesa, che aumenta gittata ma riduce maneggevolezza e controlla il rinculo. Per un discorso di gittata, perché essendo un'arma da supporto deve avere una gittata, ho preferito mettere rigatura spirale. Due tipi di caricatore: caricatore aggiuntivo, che aumenta quindi la capienza, oppure proiettili perforanti, che aumenta anche questo la gittata. Sempre per lo stesso discorso, meglio proiettili perforanti. Il perk con cui ho droppato io sono stato veramente molto sculato, perché è il primo roll con cui l'ho droppato, secondo me il migliore, ovvero sistema di autofuoco, sparare in modalità automatica e fura. Le uccisioni aumentano per breve tempo i danni inflitti. Purtroppo non ho una modifica di furia, altrimenti ce l'avrei messa, perché ci sarebbe stato molto. Ho droppato anche il prodigio sulla gittata, quindi penso il miglior roll che avessi potuto droppare. Detto questo, direi subito di andare a vedere come si comporta in partita. Ok, partita già iniziata, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. In questa mappa, l'ultima partita che ho fatto 35 kill e non so quanto di ratio, tipo 3 qualcosa, quindi non male. Ok, avete visto già prima kill, seconda kill, in cui già attivato furia. Facciamo anche la terza. Dov'è la terza? Ok, via, via, fuggiamo tantissimo, c'è il fantasmino. Ok, avete visto le prime 3 kill, ce le siamo fatte molto easy. L'arma, raga, mi piace, è strano, le armi da supporto di solito mi fanno cagare. Questa qua invece, non so per quale motivo, ma è che sfiga, crepa, sì, l'ho ucciso, oh, che pippa. Non so per quale motivo, ma quest'arma mi piace, raga, cioè è un'arma da supporto che riesco ad utilizzare e che... penso gli avrò dato un titolo molto simile a quello che sto per dirvi, ovvero assomiglia veramente tanto. Porca miseria, basta con questo super pro. Finiscila. Come non sono morto? Come non sono morto? Ah, il tipo ha fatto la freccia, grazie amico, ok. Dicevo, è un'arma molto simile. Magari adesso a distanza lasciamola stare. È un'arma molto simile all'ultima parola. Perlomeno questo mi è sembrato una cosa stranissima, perché è un'arma da supporto leggendaria, quindi nemmeno l'arma a supporto esotica, come potrebbe essere Redattica, anche quello non è che sia questa grandissima arma. Però raga, cioè, è un'arma che a me piace da morire. Guardate che ci sto fa. Col prodigio della gittata riusciamo ad allungarla un pochino di più, il che è molto buono. Qui scappiamo. Dicevo, che stavo dicendo? Non mi ricordo. Anzi, il prodigio della gittata è veramente molto utile, perché ci aumenta quel minimo, appunto, la gittata, che ci rende in grado di sparare a distanze bene o male medie, distanze da cui magari potremmo sparare con un'ultima parola o con fiducia. Questo qua è mezz'ora che mi spara, finalmente mi ha preso. Finalmente per lui, non per me. E non so tra l'altro se avete fatto caso al fatto che non... porca miseria. Che non ci sia nemmeno tanto bisogno di prendere in testa, nel senso che al body fa 37, che non è un grandissimo danno. Con sistema di autofuoco però il danno aumenta, perché il tempo di fuoco diminuisce. E di conseguenza non è nemmeno particolarmente necessario andare a prendere in testa. Certo, se prendete in testa fa 57, se non sbaglio 52, una cosa simile. E fa veramente veramente male, cioè vi sbacca con 4 colpi. Questo gli tiriamo una spallata, perché sono una brutta persona e sono stato punito. Dicevo, prendendo in testa devastate, perché vi bastano 4 colpi per uccidere, che è pochissimo se considerate che è un'arma con 18 colpi nel caricatore. Cioè 18 colpi, raga, è un casino. Vuol dire che potenzialmente avete quasi 5 kill nel caricatore, se prendete tutti i colpi in testa. Quindi diciamo che di base l'arma ce l'ha la capacità di killare a livello sia di caricatore sia di cadenza. In generale si può utilizzare bene, come avete appena visto. Contro quello che aveva l'ultima parola invece l'ho spaccato. Il tutto senza nemmeno prendere in testa. Se riusciste, ecco, anche da queste distanze, cioè raga, è spettacolare. Dicevo, se riusciste a imparare a mettere tutti i colpi in testa, perché non è facilissimo, ve lo dico subito, con quest'arma non è proprio facile mettere tutti i colpi in testa, perché è un po' particolare, ha un rinculo un po' particolare.
se riusciste, dicevo, ad imparare a mettere tutti, dico tutti, i colpi in testa, magari ovviamente qualcuno le prenderete perché è anche logico, veramente diventa un'arma devastante, diventa veramente molto molto buona. Ah raga, in tutto ciò sono andato in serie da 10, ottimo. Cioè, con un'arma da supporto, va bene. Ok, questo per esempio ho messo un botto di colpi in testa, ma non so perché ho smesso di sparare. Ok, abbiamo perso, ma ho giocato abbastanza bene. Sono entrato a partita iniziata e sono arrivato secondo, se non sbaglio. Quindi ci sta, ho fatto una buona partita, sono veramente soddisfatto di avervi fatto vedere quest'arma. Dopo ve lo spiego anche perché. 28 kill e 3,5, raga, considerando che ho iniziato a 7 minuti, ci sta un botto. Niente, io non so che altro dire e ci vediamo subito nella seconda partita perché... Ok, questo qua, nonostante il suo livello di tumore estremo con le rentil, è una pippa. E di conseguenza il gunfight l'ha perso. Questo qua invece che lagga è diverso perché si sa come è morto. Però noi lo accettiamo e gli diciamo va bene, grazie di essere morto. Va bene, ok, sto ingranando un attimo la marcia. All'inizio ho fatto un po' due morti così bruttine. Diciamo che convergenza mi ha un po' demoralizzato. Però vedete, questo c'aveva razioni abbondanti, raga, e l'abbiamo aperto. Questo qua con le rentil. Ciaone, scendi, 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 fuggi, scappa, nasconditi. No, quello era morto, quello era morto. L'ultimo colpo non è entrato, va bene. Allora, mi ero un attimo messo in modalità tryhard per cercare di compensare il fatto che la mappa è un po' lunga. Però, raga, io più gioco con quest'arma più mi rendo conto che è spettacolare, cioè io non mi sarei mai aspettato che un'arma a supporto mi prendesse così tanto. Non mi sarei mai aspettato di fare una clip, questo mashottato, non si sa come. Non mi sarei mai aspettato di fare una clip con un'arma a supporto, cioè. Io penso che comunque sia una cosa abbastanza universale, nel senso che si vede che l'arma è forte, non sono io il drogato che lo pensa. Qui sono stupido però. C'è da dire che una cosa che ha in comune con l'ultima parola è il fatto che ci sia un po' di ghost bullet fastidioso. Ogni tanto capita che qualche colpo non entri, il che è abbastanza fastidioso. Ecco, ultima parola, l'abbiamo salutata proprio, raga, veramente devastata. Sarebbe carino da vedere questa contro l'autunno anonimo, che penso sia l'arma ecco, l'arma di supporto più devastante che hanno messo da Forsaken. E ultima parola, abbiamo salutata un'altra volta. Dicevo, ovviamente rispetto all'ultima parola è inferiore, nel senso è un'arma a supporto ed è leggendaria, quindi ci sta che sia inferiore, tanto che il danno alla testa è uguale al danno al corpo che fa l'ultima parola, quindi sicuramente è inferiore. Eppure vedete che ci si gioca, cioè non è che dia tanti problemi questo fatto, anzi. Vabbè, questo è un altro discorso. Per esempio, questo qua l'ho preso tre volte in testa, se non ci fosse stata l'ultima parola a sinistra sarei anche sopravvissuto, però vedete che il gunfight l'ho palesemente vinto, cioè l'ho distrutto quello prendendo tre volte in testa. E non l'ho preso nemmeno quattro volte, questo non capisco che verso sta facendo, però è morto, non so come ho fatto a non ucciderlo io, ma va bene. Niente, stavolta per esempio l'ultima parola mi ha spaccato, perché ovviamente se feglio qualche colpo l'ultima parola, essendo superiore, ti spacca. O magari prende anche quel colpo in testa, quindi è ovvio che fa male. Ok, finito, non penso di aver giocato benissimo, sicuramente peggio della scorsa partita, ma ci sta, dai. 27-1-5, ho fatto un rate un po' più scarso, ma ci sta, dai. Va bene, non ho giocato male, sono soddisfatto, ragazzi, perché quest'arma, come vi ho detto, è un'arma che mi ha stupito durante le prime partite, che sono quelle in cui avete visto la clip. Poi, tentando di registrarla, tipo, l'ho provato a registrare un paio di volte, non ci riuscivo più a giocare, non so per quale motivo. E sono felice di essermi riscattato. Quindi ecco, questa ragazzi è l'arma, io vi consiglio di dropparla con questo roll, mi sembra fantastica, ci sta. Magari se volete sostituirla, non so, una mitraglietta, non so se regge il confronto con la chat, sicuramente con il perk attivo no. Però magari senza perk ci potrebbe stare. Detto questo ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividete. Lo dico a tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la tradissima. Seguiteci anche su Instagram, feedback come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche del bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. E detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.